Entriamo in questa casa che è tutta un tributo alla fecondazione. Nel senso che tutte le statue, tutti i quadri mostrano dei protagonisti con dei giganteschi membri. Ok. Face to Face, seconda puntata con Andrea Rock. Oh yeah. E ci siamo interrotti con un, diciamo, come si può dire, un consiglio per questo format. Quindi adesso invece partiamo su cose che invece sono più musicali. Aneddoti da furgone, chi alza la mano se scoreggia, non so, stage diving riusciti male, robe così. Countless. Esatto. Stage diving riusciti male, veramente senza senso. Allora, io ricordo che il primo stage diving con me sul palco è avvenuto al Rainbow Club di Milano. Uh-huh. E nella mia scuola eravamo, perdonatemi l'excursus personale, nella mia scuola eravamo in due a essere relativamente alternativi: il punk rocker, che ero io, e il metallaro, che era il mio amico Andrea. Che Andrea fantasia. Andrea, wow. Lui era quello che faceva la crowd participation quando, okay, quando noi suonavamo. Concerto dei licei al Rainbow Club di Milano con headliner i Matrioska. Uh-huh. E io suono, facciamo un pezzo un po' hardcore e lui decide di fare quello che abbiamo visto nei concerti, stage, no? Diving. Quindi stage diving, e si lancia e ovviamente prende tutto il pavimento del Rainbow. Da lì ho cercato di capire quali possono essere le tecniche da utilizzare, quindi quando c'è proprio poca gente almeno lo stinco appoggialo su qualcuno, ok? Perché vuol dire che almeno quella parte sta su, con una mano prendi una spalla, eccetera, perché ai miei concerti non è che ci sia questa crowd participation pazzesca, quindi aiutati che lo stage t'aiuta. E quindi e chiamare lo stage del tipo vado. Sì, dura più o meno 80 minuti la chiamata e 20 secondi la rovina. Però devo dire che con il progetto al quale hai preso parte anche tu, Punk Goes Acoustic, abbiamo fatto anche lo stage diving acustico, ok? What? Esatto. Questa mi manca. Eh sì, praticamente non c'è tutta questa crowd participation perché siamo in acustico. E tu pian pianino, educatamente, come se fossi in unplugged, puff, lasci andare. Figo. Sì, sì, abbiamo fatto anche questo. Cazzo, mi sa un po' di Salanziani, del tipo adesso. Figo, però guarda, bello. Il senso era esattamente quello. Me lo immagino. Vabbè, così. Tu ti ricordi quando siamo usciti col punk acustico? Il punk non si fa in acustico. E poi, no, grazie alla pandemia, esatto, 32 album di gruppi punk in acustico. Pure noi. No, vabbè, per carità. No, vabbè, giusto, che cazzo potevamo fare? No, invece, vabbè, parte stage diving, non so, aneddoti da furgone aneddoti finiti da furgone male, tipo allora, gente che sbocca tra i sedili. Ma certo. Allora, io devi sapere che gli Undead sono, esattamente come tutti i gruppi punk rock, una famiglia disfunzionale che okay, funziona perfettamente da 16 anni e ci sono dei ruoli all'interno di questa band. A differenza di altri gruppi, col fatto che il mio lavoro termina sempre alle 8 di sera, le esperienze all'estero sono pochissime, le contiamo veramente su poche mani, ok? Una di queste è stata in Germania. In Germania, a Backnago, se non vado errato, che è nel niente misto al nulla, e abbiamo suonato in questo centro sociale e il ragazzo che ci doveva ospitare a dormire ci ha portato in questa casa. Casa X. Chiamiamola così. Casa X, nella quale noi siamo entrati. C'erano buttati per terra i classici materassi, eccetera, eccetera, con dentro tante storie di vita vissuta. Manca un po' troppo, poi ho capito. Tu ti chiudi a riccio nel cappotto e ti senti germofobico, tipo. Un filino, vabbè, ma sai, non avremmo avuto. Il 2020 era così lontano da arrivare. Esatto. Che ce la siamo vissuta bene, ci chiudiamo lì dentro e io provo a dormire. A un certo punto, l'SS entra, eravamo in Germania. E entrano un sacco di persone in questa casa, tipo rave party in tedesco, che tu ti caghi addosso subito, no? Fai subito questa associazione e dici: caspita, che cosa sta succedendo? E io con estrema tranquillità avevo tolto le lenti a contatto e messo i miei occhiali, ho detto: signori, non c'è nessun problema. Adesso accendiamo il furgone e torniamo. Esatto. E con i miei compagni di band, alcuni si erano portati addirittura la fidanzata. Ma che cazzo dici? Cazzo, qui adesso siamo tutti ubriachi. Non c'è nessun problema, guido io. E quindi per un certo periodo
ancora oggi forse sono il guidatore designato in molte situazioni, nonostante, ecco, io magari qualche cosa la bevo, però riesco sempre a avere, più che altro sono quello che si sveglia presto, come quelli vecchi, e quindi tendenzialmente anche quella sera lì eravamo pronti a... Siccome l'esperienza è stata traumatica, abbiamo deciso di rifarlo, ovviamente. L'anno successivo. Io lo faccio da 28 anni, tipo questa esperienza traumatica. Nello stesso luogo, però. Perché bisogna essere recidivi. E quindi torniamo nello stesso luogo, ma questa volta consapevoli, andiamo a dormire a casa di un altro ragazzo, proprio in una casa perfetta, molto carina, piccola. Lui faceva lo spazzacamino. Romanticissimo come mestiere. E entriamo in questa casa che è tutta un tributo alla fecondazione. Nel senso che tutte le statue, tutti i quadri mostrano dei protagonisti con dei giganteschi membri. Ok. E lui ci dice: non vi preoccupate, dormite qui un po' sul divano e io dormo qua vicino a voi. In realtà poi ha dormito in cucina vomitando in cucina, perché si era portato una cassa di birra e quando è entrato in casa era piena, e quando l'abbiamo rivisto riverso era vuota. Però quella volta lì abbiamo dormito un'intera notte più o meno nella piccola città di Backnago. Beh, diciamo che in Germania ci sono dei personaggi, cioè almeno in quasi tutta Europa ci sono dei personaggi veramente hardcore. Mi ricordo una volta che in Spagna, la prima volta in Spagna, però con, credo fossero, no, erano gli Shannon, non erano i Fire, arriviamo in un posto e diciamo: ehi, siamo arrivati, soundcheck, e questo fa: ma non dovevate suonare domani? Cielo. E il tipo fa: ma puoi ospitarli dove vi ospitiamo? E allora dice: oh, Felipe, puoi ospitare tu? No. Tu, Bernardo? No. Vabbè, venite a casa mia. Oppure, cocaina? Come se fosse una soluzione. Beh, un'alternativa, non senti il sonno. No, ma c'è la follia. Cioè, sì. Nel senso, tutto il mondo intorno ai concerti è la follia. Cioè, abbiamo, almeno io personalmente, ho conosciuto delle persone. Ho conosciuto uno che aveva metà faccia completamente tatuata e in tutta questa parte della faccia aveva anche piercing, scarnificazioni, robe così. Lavorava in no, non è lui. Okay. Lui è Sleepy. Okay. Non è Sleepy, è un'altra persona più o meno simile. Però lui era il cassiere di una banca in Belgio. Così. Sì. E gli faccio: ok, siete avanti, però i tuoi clienti non ti dicono un cazzo. Fa: no, ok, gli passo i soldi così. Esatto. No, ma pazzesco. Ma poi un altro, sempre in quel paese lì in Belgio, ho conosciuto un ragazzo che si chiama Mario. E tipico nome belga. Esatto, persona più normale del mondo, che non ha nessuna relazione con l'Italia, tra l'altro, incredibile. E questo qui ci ha tatuato i Bad Religion, capito? Uno così. E fa l'insegnante a scuola. Ma va tutto bene. Però a un certo punto, nell'entusiasmo del conoscerci, ci dice: sai che questa settimana il governo belga decide che dà un sussidio di 200-250 euro a persona per tutti quelli che dichiarano che andranno al lavoro in bici. E io dico: ah, ok, fighissimo. E quindi hai dovuto firmare, fare... Sì, sì, ho firmato una carta, ho fatto sta cosa. Ok, ma poi ci vai in bici? Sì, sì, ci vado in bici. E se nevica? No, vado in bici. E se piove? Vado in bici. E gli faccio: scusami, ma perché? Nel senso, non perché voglio farti cambiare idea, ma tu non hai mai pensato che lo Stato potrebbe interessarsi se veramente tu ci vai? No, ma io ho dichiarato che ci vado e ci vado. Ho detto: scusami, io sono italiano, non ci arrivo. In che senso? Cioè, tu, loro si fidano che tu hai firmato quella carta, ti danno quei soldi? Sulla fiducia? Sì, perché no? Ho detto: scusa, ma da italiano anche quello di Bolzano penserebbe: io arrivo fino all'isolato prima, esco con la bici, faccio 3 metri, timbro il cartellino, fine. Non ci avevo mai pensato. Lui mi fa: non ci avevo mai pensato. Ah, certo che voi italiani. E quindi ho pensato proprio al DNA che abbiamo proprio nel nostro DNA di italiano, che pensa sempre di essere fregato da qualcuno. La famosa leggenda, che non è leggenda, dei tornelli in Germania rotti con la gente che lasciava, certo, l'euro. Cioè,
Ma è sì, incredibile sì, questa cosa che non riesci comunque a uscire da questa mentalità perché sei italiano e ti hanno abituato talmente male che non riesci a pensare in un'altra maniera. E, però mi ha colpito, queste sono persone che incontri random e sono storie che poi ti raddrizzano, no? Sì. Per quello che non ho mai amato suonare solo in Italia, perché poi ti fermi sempre nel tuo orticello, che sia Napoli, che sia Bolzano, fa niente. Però abbiamo tutti una linea comune, che è questo pensare un po', sempre un po' con l'elasticità di un paese che non pensa bianco o nero, ma pensa con tutti i colori dell'arcobaleno, che è il bello ma soprattutto il brutto di sto paese qua, e per quello che poi all'estero nessuno vuole lavorare con noi o che ci prende per il culo. Il nostro, che è un mestiere particolarmente difficile, soprattutto quando seguiamo le nostre passioni e vogliamo andare a suonare, è un mestiere che, vissuto in Italia, anche tu ovviamente hai visto centinaia di cose fatte e commesse tra virgolette dai tuoi artisti preferiti, dai tuoi amici, che dici ma porca miseria, ma mi è crollato un mito. Io purtroppo ho vissuto degli anni un po' strani, no? Perché la mia generazione che ha cominciato a muoversi, ad esempio noi con gli Undead abbiamo cominciato a muoverci nel 2007, un anno di merda per fare del punk rock. Perché? Perché nel 2006 era uscito un album che ha cambiato la storia della musica in Italia, che era quello di Fabri Fibra, e quindi ha spostato tutto dall'altra parte. Non avevamo avuto delle esperienze pregresse come era stato per voi o le band del vostro circondario, per le quali avevamo già una solidità che, seppur a fatica, poteva portarci a o magari aprire dei nuovi progetti, come è stato per te con i The Fire, e a fatica comunque però tenere un po' le mani in pasta o i piedi nelle scarpe giuste. Noi abbiamo proprio fatto fatica, e in quegli anni dove si faceva fatica io ho visto veramente, purtroppo mi dispiace, le peggio cose fatte da quei musicisti rock, punk, che dovrebbero avere un'attitudine di un certo tipo, invece li ho visti fare veramente le peggio schifezze, semplicemente perché forse avevano paura di perdere il loro status, di perdere la loro misticità. Quante volte abbiamo letto del rock and roll, la parte più bella del rock and roll è quella che non viene raccontata, no? È la magia, è l'imprevisto, è ciò che non puoi realmente immaginare in maniera pregressa. Ho visto gli imprevisti peggiori, non ho visto la magia di Aleister Crowley, ok? No. Io ho visto Morgan tirare le spazzole a chi lo stava pettinando prima di un concerto dei Blue Vertigo e trattarla di merda, motivo per il quale io lo dico qui a Face to Face, se lo incontro non è detta che vada molto bene tra me e lui, perché ne ho sentite un sacco, ma su di lui come su tanti altri, e ti crollano i miti. Vabbè. E questa è la parte forse più brutta di questo mestiere. Per fortuna però ci sono anche spazi un po' più. No, infatti sì, assolutamente sì. Cioè, fortunatamente nella musica alternativa c'è chi si è fatto strada a sgomitate, c'è chi si è fatto strada perché aveva il padre ricco, c'è chi si è fatto strada per mille altre ragioni, o perché ha imbroccato una canzone e poi tutto il resto no. Tutte le strade sono completamente a caso. Però se quasi sempre, questa è una cosa che salta fuori spesso in queste puntate, più sono famosi e realizzati, più non gliene frega più niente, più ti danno spazi, più sono tranquilli. Mentre quelli che magari hanno appena ottenuto mezza cosa iniziano a tirarsela in maniera veramente arrogante, e tu dici ma dai, anche meno. Perché non serve. Due, ti fai terra bruciata, ti rendi antipatico per niente. E tu dici Morgan, io ero in prima superiore con Andy dei Blue Vertigo, e quindi loro erano la classe del liceo classico, la band del liceo classico, i Blue Vertigo, e i primissimi Shannon erano quelli di un'altra scuola, sempre di Monza, quindi ci siamo incrociati mille volte, e già lui all'epoca c'aveva un po' quella spocchia del io studio e quindi so. No, però vabbè, in realtà lui è anche un bravo musicista, non c'è ombra di dubbio, mille cose positive, però purtroppo ha anche un sacco di lati negativi che poi, diciamo che imbenzinati, peggiorano. Certo, ecco. questo per forza. Ci sono dei musicisti, non facciamo nomi, che imbenzinati e più diventano ancora più simpatici. Pino Scotto,
non facciamo noi, vabbè. No, poi così, in benzinato è il numero uno. Cioè, nel senso, normale è fighissimo, ma in benzinato. Vabbè, facciamo i nomi. Allora, Francesco delle vibrazioni, Francesco Sarcina è un cuore gigantesco, è amore. Tutte le volte che magari usa degli additivi, io me lo ricorderò sempre. Visto che abbiamo parlato di Pancos Acustico, un progetto che ti aveva coinvolto anche più volte, una volta siamo andati a fare il PGA allo Zog. Mm-hmm. Il locale del quale lui probabilmente era, non credo oggi, socio. Lui arriva e dice: grande, ma cosa stai facendo? Dico: guarda, stiamo facendo questa cosa, Panco d'acustico per beneficenza, il punk in acustico. Ragazzi, da questa settimana tutte le settimane punk acustico. Con questo entusiasmo, che forse non era proprio l'entusiasmo con il quale si era svegliato la mattina, ma però era un bel entusiasmo. Certo. Ma poi purtroppo, cioè, gli additivi l'abbiamo fatto per solo casarsi, quella sera lì. però va bene l'entusiasmo fa bene, esatto, l'importante è tirare fuori i zampetti che c'è in te, esatto. No, in generale secondo me quando uno è imbenzinato, e te lo dico da sobrio, da uno che non ha mai bevuto, mai drogato, eccetera eccetera, io ho visto le peggio cose, perché ovviamente da sano per me era Netflix tutte le sere, vedere gente disfatta. E poi, forse non lo sai, però io sono cresciuto veramente in un background tra Monza, Arcore, con persone belle ai limiti, ecco. Certo. Quindi ne avevo viste di cose importanti, e tra i musicisti la cosa peggiora ulteriormente, perché poi subentra anche l'ego di quello che o è appena stato sul palco, oppure deve andare sul palco e ha bisogno di un po' di come era quella, la cosa di Pollon? sì, certo. La polverina che ti serve per dare l'allegria. Vabbè, insomma, queste cose qua, a un certo punto mi sono ritrovato circondato, arrivando da un paese dove non facevo niente, che a un certo punto arriva un tipo e mi fa: ma quindi tu sei straight edge? E io: che cazzo vuol dire? Se non bevi, non fumi, non ti droghi, sei straight edge? E io: spiegamela sta cosa, perché non so cosa sia, perché era tipo, certo, l'89 quando me l'hanno detto, certo. Il 90, una roba del genere, e mi ha spiegato: guarda, è una band di cantante Minor Threat, bla bla bla, ha fatto questo, non ve la sto a spiegare perché è lunga, Wikipediate, esatto, e allora ho detto: ah, e quindi vuoi dirmi che io sono parte di qualcosa senza saperlo, no? Solo che poi a un certo punto è successa questa cosa, che più andavo avanti a interessarmi di gruppi hardcore straight edge, che tra l'altro mi piacciono tantissimo, quindi Minor Threat, Gorilla Biscuit, Seat of Today, eccetera, più vedevo questo senso di appartenenza, che tra l'altro a Ian McKay non gliene fregava un cazzo di questa cosa qui. No. O Harry Rollins, che continua a essere il mio mito, però non gliene fregava niente di creare qualcosa. Loro erano loro stessi, fine, come dicevi tu, sei te stesso, fai le cose. E invece vedere questa cosa inglobata in un filone o un movimento, storie di X tatuate a caso e l'anno dopo ubriachi come prima, sì. Sono passati 30 anni, io sono esattamente come quando avevo 16 anni, e quindi quando ribecco qualche straight edge o attitudine cazzi e mazzi, dico: sì, una volta magari, però in generale, anche dall'altra parte, questo che volevo dire, anche dall'altra parte, quello che fa il duro e puro non ce l'ha, non c'ha quella roba lì che dovrebbe esserci, invece, che è l'autoconvinzione di essere figo, l'autoconvinzione di far parte di qualcosa, che mi sa un po' di Scientology da qualche parte, o di Hare Krishna, quelli che diventano Hare Krishna perché ha ascoltato gli Shelter e dopo settimana dopo non gliene frega più un cazzo. No. Che palle ste robe. Io so che io e te in questa cosa abbiamo le stesse posizioni, ecco, le stesse posizioni, perché purtroppo abbiamo incontrato tutti e due personaggi, dal più punk, che sono punk solo io, a quello più famoso che dice: sì, tu chi cazzo sei? E invece per bello finalmente incontrare qualcuno ogni tanto che invece è magari il Liam Gallagher della situazione, che ti spiazza pensando, sì, così. E invece, a proposito, ma cantanti hardcore o punk che ti hanno in questo senso preso bene perché non erano quello che ti aspettavi?
Ma allora, devo dirti che... So, il tuo Mike Ness, per esempio. Allora, il mio Mike Ness resta un mito, Church of Mike Ness, tutti quei gruppi su Facebook, eccetera. E lui ha proprio l'attitudine, il carisma, quella che nella pubblicità degli anni 90 era la striscia viola, intorno lui ce l'ha fatta del carisma, però. Cioè, quella lì però è quella della viola e della IDS. Lo so, ma lui invece ce l'aveva del colore della Gold Top della Gibson, ok? Allora fai l'aura di Kenshiro. Esatto, ecco. Dei Cavalieri dello Zodiaco, esatto, quella cosa lì. Il cosmo. Però devo dirti che le cose più belle avvengono non tanto, come dicevi prima tu, non sei tu protagonista a venderti o a dire che sei il più figo, ma sono tendenzialmente gli altri. Non mi dimenticherò mai, concerto dei Social Distortion, non è vero, Social Distortion all'interno di un festival a Bologna, nel quale gli headliner erano, credo, i Subsonica, tra le altre band, Queens of the Stone Age, io... Per fortuna ero in backstage, ovviamente porto la mia suppellettile di dischi da far autografare a Mike Ness, eccetera. A un certo punto vedo questo stangone gigantesco che arriva da lontano, già era alto da lontano, poi quando è arrivato vicino ancora un gigante, Josh Homme, che arriva da Mike Ness e dice: è un piacere questa sera condividere il palco con te. Queens of the Stone Age all'epoca erano giganteschi, i Social Distortion non si ricagava ancora quasi nessuno in Italia perché erano comunque qualcosa di nicchia. Il rispetto mostrato dagli altri vale 70 volte di quando tu ti metti addosso una medaglietta una volta, vale veramente tantissimo. Nell'ambito del punk hardcore devo dirti che ho trovato, ho incontrato tante volte Green Day, banalmente la band forse oggi considerata meno punk di sempre, in realtà la dedizione che loro hanno a quello che è il loro mondo è gigantesco. Andare a spendere tanti soldini per creare un documentario sulla scena della East Bay e farlo speakerare dal tuo mito di sempre, Iggy Pop. Billy Joe Armstrong è diventato uno dei rock ambassador di Virgin Radio, quindi uno dei personaggi che racconta il rock, ma fino a pochi minuti prima di registrare il videomessaggio, questo è un aneddoto che racconto solo qua, lui non voleva più farlo, ok? Perché noi andiamo lì con delle frasi che ha detto lui nelle interviste, diciamo, se le ripeti e poi ci dici sono Billy Joe Armstrong dei Green Day e chiudi con una frase. E lui che è punk, si è scazzato. Farsi vedere col gobbo non gli piace e quindi aveva deciso di non farla. Poche settimane prima a registrare il videomessaggio a Rock and Basso era Iggy Pop. Ok, e quindi non l'avevamo ancora pubblicato, era segretissimo, eccetera. E a quel punto io ho detto: scusate, mandatemi il video di Hip Hop, mandatemelo qua, io lo faccio vedere a lui direttamente, prendo io questa responsabilità, o magari passo attraverso il manager. Ma questa è la nostra chiave perché la cosa fondamentale, e qui è il vero consiglio importante all'interno di un format, quando sali sul palco, quando vai in radio, eccetera, è il riconoscimento. Certo. Se io mi riconosco in quello che ti sto raccontando, in quello che tu vuoi da me, allora siamo a posto. Iggy Pop ha fatto questa cosa? Guarda come l'ha fatta. Probabilmente anche lui ha letto un gobbo, ma se l'ha fatto Iggy Pop, che è il mio mito, che io ho chiamato per speakerare un documentario sulla East Bay, ho suonato con lui, eccetera, eccetera, allora lo posso fare anch'io. E quindi anche chi magari vive il mainstream ha le stesse paranoie che ci avevamo io e te quando avevamo 15 anni, ma forse in quel posto lì non possiamo suonare perché ci hanno suonato loro, invece se ci ha suonato lui allora ci suono anch'io perché ne vale la pena. Stesso identico discorso con una delle band più giganti del pianeta. Ma infatti guarda, la stessa cosa l'ha detta in uno spoken word Harry Rollins, che io adoro e seguo. Ti dico la verità, lo adoro di più come spoken word che come musicista. Decisamente. Dice questa cosa bellissima, dove dice che la Rollins Band suonava prima di Ozzy Osbourne, credo fosse Ozzy Fest o qualcosa del genere. E dicono: noi siamo saliti sul palco e c'erano tipo 20.000 persone e abbiamo sentito questo per tutto il tempo del concerto. Così. E quindi lui era super gasato. Fa: la differenza è che quando è finito il nostro concerto sono andato in camerino e ho beccato Ozzy e Ozzy mi fa: scusa Harry, ma c'è qualcuno lì fuori? Imparanoiato come se fosse a suonare al centro sociale davanti a tre persone. E lui fa: come c'è qualcuno? Ci sono 20.000 persone. Si chiama Ozzfest. Ok. Perché era imparanoiato che forse non c'era gente. Cioè, pensa che. Ma hanno ancora quella mentalità lì. I più grandi hanno ancora quella mentalità lì. Se lo vivi. E quando smetti di viverlo con l'entusiasmo da ragazzino, hai finito. Assolutamente. Guarda, ho intervistato Pino Scotto e
una cosa che io gli invidio tantissimo, cioè un po' la vivo anch'io ma non così come lui, è che ogni volta che deve fare un disco nuovo c'ha un'attitudine, ecco ora questa parola che torna, però un entusiasmo del sedicenne al demo. Che è inspiegabile da un uomo di 73 anni, capisci? Sì. Perché è una dedizione non solamente al rock, ma proprio al fatto di io devo scrivere canzoni, fare, esprimermi, e non si placa. Questa cosa è la miglior medicina che puoi avere pippato il pianeta, però comunque quella roba lì ti fa sentire giovane, stare giovane, essere meno malato. E infatti Pino mi ha confidato, lo dico apertamente, che lockdown lui ha cominciato ad avere un sacco di acciacchi che non aveva in tour. E io l'ho capito bene, perché anch'io, che comunque ho 48 anni, anch'io il lockdown l'ho veramente sofferto, perché passare da 100, 110 concerti l'anno, 120 concerti l'anno a zero è stato una roba mostruosa. E per lui che ha fatto 30 anni così, madonna, è una roba incredibile. Quindi insomma, vedere le persone che fanno ancora le cose così forti, avere quelle passioni forti, che in un certo senso nei ragazzini vedo nel voglio diventare famoso su YouTube o voglio diventare famoso su Spotify, vorrei fare i concerti, quindi cioè, il finalizzare la cosa è proprio per andare su un palco ed esprimere chi sei. Se invece il tuo punto di vista iniziale è no, io faccio delle canzoni, voglio farmi vedere, punto. Ma come? Guarda, è successa questa cosa, fa impazzire sta roba, pochi mesi fa, in maniera un po' provocatoria avevo usato i social per chiedere se qualcuno sarebbe stato interessato a un mio nuovo disco, e la frase buonista che è arrivata da parte degli utenti del Facebook è stata: i dischi li fai per te, non li fai per gli altri. Sì. No. No. No, assolutamente no. Ma non solo perché ti piace l'idea di poterli raccontare questi dischi, ma perché tante volte ci metti dentro delle storie che non sono solo le tue, magari sono storie degli altri, che a tuo avviso, a nostro avviso, per un senso generale, valgono la pena di essere ascoltate. E allora tu hai una sorta di relazione di, chiamiamolo dovere, ma è un piacere poter raccontare una storia per farla conoscere. E allora non lo fai più per te stesso il disco. E allora capisco l'entusiasmo di Pino, capisco l'entusiasmo di un'altra band che ci accomuna, che sono i Bad Religion, che non avrebbero minimamente bisogno di fare nuovi dischi. E fanno dei nuovi dischi, uno più figo. Non solo, ma lo fanno perché hanno bisogno. Come dice il nostro amico Walter, ex Rude Records, oggi Kinda, because we need it, perché noi ne abbiamo bisogno. Absolutely. No, ma è assolutamente per questo che c'è questo format, che gli show non ci sono ancora, eccetera eccetera. Devo dirti la verità, e qui mi sfogo un attimino, sono un po' scazzato, perché sai che io c'ho i Magnetics, l'altra mia band, diciamo Jamaica Ska Soul, non saprei come identificarla, che in soli 5 anni abbiamo girato l'Europa, abbiamo suonato in Messico, abbiamo fatto 3 dischi, diversi singoli, eccetera eccetera, e ogni anno continua a esserci un upgrade e un upgrade e un upgrade, nonostante non sia un ventenne. Mentre con Shandon praticamente io qualsiasi cosa faccio rimane lì, ed è una cosa un po' frustrante e un po' che ti viene da dire, come hai detto tu, ma lo devo fare per me il disco? Lo devo fare per un pubblico che ascolta gli Shandon? Lo devo fare per soldi? E invece, siccome non è nessuna di queste tre cose, a un certo punto dici, ma sai che c'è? Non lo faccio. E poi quando arriva qualcuno e ti dice, ma dai cazzo, ma lo fai un disco nuovo? E tu, guarda vecchio, è dal 2016 a adesso, abbiamo fatto 2 album, un EP e tipo 200 concerti. Ah, ma perché ci siete ancora con gli Shandon? Ok, mi hai risposto. E quello è, ma la fate Janet? Sì. E lì sì, mi sento sempre come o i Nomadi o i Deep Purple. Perché mi sento come tipo, oh, ma la fate Smoke on the Water? Quindi a un certo punto un Richie Blackmore se ne andrà dagli Shandon. Cioè. Beh, no, e poi l'altra cosa ovviamente è, ma non ci sono più quelli di prima. Ragazzi, cioè, tipo, nei Bad Religion sono rimasti in 2 degli originali, e nessuno di voi gli ha rotto il cazzo, però a me sì. Com'è questa cosa? O tipo anche solo nei The Rozer,
certo. O in chi, qualsiasi altra band, cioè il problema, o anche nelle bambole di pezza, però il discorso è che se un nome va avanti, e questo non vuol dire fare la marcord del tipo ma non ci sono più musicisti di prima, allora non li ascolto più. Oh, ma che cazzo state dicendo? Siamo impazziti. Cioè è una band che racconta storie e scrive canzoni, non ti piace, va bene, ma se ti devi attaccare a ste cagate del tipo ma quando vi ascoltavo io c'erano altre persone sul palco, e allora? C'erano sicuramente anche altre persone attorno a te. Ma sì, ma che cazzo vuol dire? Poi uscite veramente super infelici del tipo ma quando eri giovane cantavi meglio? Forse perché invecchiando comunque le cose cambiano, cioè voglio dire, la mia voce cambia, c'è chi pensa che canto meglio adesso, c'è gente che invece pensa che adesso sto facendo solo cagate, ma mi sta bene. Però questo tipo di uscite così infelici e gratuite dopo veramente anni di sbattimento, proprio non le capisco e non le reggo. Poi a un certo punto anche lì mi dici ma dovresti essere social, ma sì, per cosa? Per incontrare questo tipo di uscite tipiche da rete, non lo so, forse queste cose mi fanno un po' allontanare dall'aspetto della rete. Anche questo, nel 2016 quando ci siamo formati, primi commenti: vi siete riformati per la cocaina? A me poi. Oh, vi siete. Avete finito i soldi, eh? Ma poi. Ma mettiamo veramente che il tuo discorso sia reale. E allora? Cosa ci sarebbe di sbagliato? Per la cocaina lasciamo perdere. Ma se voglio pagarmi l'affitto con il prossimo disco di Shannon, quando tu che cambi, stronzo che sono. Quando tu cambi lavoro e vai da un posto A a un posto B perché c'è uno stipendio migliore, che stronzo che sei. Che stronzo che sei. No. Ma poi guarda, questo è parte di un sistema, è un parte di un sistema nel quale il lavoro del musicista non è un lavoro, e tendenzialmente tu musicista, tu Holly degli Shandon, io Andrea degli Undead, eccetera, hai il peso sulle spalle di tutta la realtà musicale, ok? Tu sei responsabile di qualsiasi cosa, cioè il nostro amico che lavora alle poste, se non ci arriva il pacchetto nel giorno o si perde un pacchetto, sicuramente né io né te andiamo dal nostro amico che lavora alle poste e dici è colpa tua, ok? Noi invece, siccome facciamo parte di questa cosa qui, a me figurati quanto succede con la radio, no? Cioè, siccome non piace un qualcosa, non è stato percepito magari un messaggio che c'è all'interno di un disco, vada via il cue, è colpa tua. No, santo cielo, io sto cercando di arrivare a fine giornata, a fine mese, a fine anno, esattamente come il nostro amico che lavora alle poste, come quello che ha la fortuna magari di lavorare in radio, come quello che lavora in uno studio di registrazione, eccetera, eccetera. Non possiamo avere il peso sulle spalle di tutte queste cose, però contemporaneamente il fatto che siamo qui a questionarci, a farci domande, a confrontarci su queste cose è terribilmente terapeutico. Quindi sì, la musica ha anche questo superpotere. Assolutamente sì. Ma poi ti dico anche io, l'anno scorso durante il COVID, forse secondo lockdown, avevamo fatto un'intervista sul tuo canale Instagram, e quello era stato molto terapeutico per me, perché non parlavo con un cazzo di nessuno da settimane. Ho detto che figata parlare con qualcuno, e soprattutto di cose di cui non riesco più a fare tutti i giorni, come ero abituato solo qualche mese prima. E vabbè, insomma, mi sa che andremo avanti ore a raccontarcela su, ma è meglio di no. Però comunque avete capito, i nostri discorsi vanno sempre a parare sul fatto che rock and roll uguale passione, che sia punk rock, che sia musica alternativa in generale, o ska o qualsiasi altra roba, va sempre a incanalarsi su discorsi di passione. A volte saltano fuori discorsi boomer del tipo le nuove generazioni non ci cagano, però sti cazzi, noi cerchiamo sempre comunque di rimanere a galla per capire i nuovi e cercare di supportare i vecchi. Ricordiamoci che le nuove generazioni hanno rivalutato i dari, c'è speranza per tutti. Vabbè, soprattutto adesso ci sono anche questi trapper che fanno punk rock, giusto? Sì, hanno suonato ieri sera. Io non ne ho solo sentito parlare, non ho ancora sentito nulla, però coi dari. Ah no, davvero? Hanno fatto il featuring coi dari. Vabbè, magari come Machine Gun Kelly porteranno qualche pischello in più a prendere in mano una chitarra e meno un campionatore o un computer, quindi perché no? Questo era Face to Face, Andrea Rock, ladies and gentlemen, oh yeah, alla prossima!